Allora, oggi siamo qui con il professor Giorgio Nardone, massimo rappresentante contemporaneo della terapia strategica e anche padre del modello evoluto da lui creato, che è la terapia breve strategica. Buongiorno, professore. Ciao. Allora, penso che con 35 anni di esperienza, più di 30 libri scritti, tradotti in diverse lingue, la terapia strategica sia conosciuta praticamente da tutti in tutto il mondo. Però magari non tutti hanno un'idea precisa di quale sia la sua evoluzione. Quindi, ci vuole dare un pochino quali sono stati i passi principali di questo approccio, dai suoi esordi al giorno d'oggi? Beh, allora, comunemente si dice che la terapia strategica nasce con Milton Erickson quando nel 1930 pubblica un articolo dimostrando che le tecniche indirette di suggestione funzionano meglio dell'ipnosi diretta o delle prescrizioni date con un linguaggio non suggestivo. E direi che lì inizia la tradizione della terapia strategica, anche se dal mio punto di vista la terapia strategica ha radici ben più lontane. Ha radici nel mondo ellenico, nella tecnica dei sofisti. Il primo grande terapeuta della storia, Antifonte, era un sofista che curava con la parola la maggioranza dei mali e usava una comunicazione persuasoria. Così come a Oriente la tradizione della saggezza cinese, dell'arte dello stratagemma, riguardava come risolvere problemi con soluzioni non ordinarie già 4.000 anni fa. Quindi direi che far risalire ad Erickson la storia dell'approccio è ricondurre tutto al secolo scorso, ma la tradizione è molto più antica. Certo, Erickson è stato colui che ha dato un avvio importantissimo e che ha elaborato una miriade di tecniche che tuttora riadattate o utilizzate come lui stesso ha formulato, fanno parte del bagaglio della terapia strategica. Poi, coloro che hanno dato una formulazione in senso di modello effettivo di terapia breve o di terapia breve strategica o terapia interazionale breve strategica è stato il gruppo del Mental Research Institute di Palo Alto negli anni 60, verso la fine degli anni 60, ad opera di John Wicklund, che è stato il primo maestro e anche il primo a formulare il costrutto di tentata soluzione che se non funziona complica il problema e che quindi diventa il bersaglio dell'intervento terapeutico, interrompere questo circolo vizioso tra tentate soluzioni fallimentari e mantenimento del problema, e Paul Watzlawick, che in virtù della sua grande preparazione logica, epistemologica e anche della sua capacità di scrivere in maniera così coinvolgente, ha ancor più formalizzato il modello e nel libro Change, per la prima volta nel 1974, si ha proprio la formulazione del modello della terapia breve. Come molti sapranno, io sono andato a formarmi là all'inizio degli anni Ottanta, ho avuto la fortuna di diventare, ma anche l'onere, l'erede di Paul Watzlawick. Ho lavorato insieme a lui per più di 20 anni, tenendo seminari, conferenze, ma non solo facendo ricerche, sottoponendo a lui tutto quello che andavamo formulando in termini di tecniche e di protocolli di trattamento, e questo ha condotto a formalizzare quelli che ormai sono noti in tutto il mondo come i modelli specifici di trattamento della terapia breve strategica, che peraltro sono dei best practice, delle linee guida di prima qualità anche utilizzate da molti altri approcci. Dopo la morte di Paul Watzlawick nel 2007, ma dopo il suo ritiro nel 2001, ho avuto ancora più l'onere di, come dire, portare avanti il vessillo della cosiddetta scuola di Palo Alto, proprio anche in suo onore, visto che una volta lui nel 2000 ha detto la scuola di Palo Alto si è trasferita ad Arezzo in modo simpatico, facendo proprio riferimento al fatto che abbiamo messo a punto una modalità di ricerca che è conoscere i problemi attraverso la sua soluzione, quindi invertire come si fa in terapia il procedimento di conoscenza che viene dopo il cambiamento, invece che essere la conoscenza ciò che porta al cambiamento, che poi era la metodologia di ricerca di Kurt Lewin, il grande psicologo sociale, e il primo a aver scritto la teoria sul cambiamento. E applicata questa in campo clinico, è significato prendere il concetto di tentata soluzione e farlo diventare uno strumento anche di ricerca, non solo di terapia. Quindi usare le tentate soluzioni come ciò che mi discrimina tra
un tipo di patologia a un altro tipo di patologia. Individuare per le grandi, importanti psicopatologie le tentate soluzioni ridondanti e calzare soluzioni terapeutiche per queste. Questo ha portato dapprima a elaborare modelli per i disturbi fobici ossessivi e avere, come ben si sa, un'efficacia, un'efficienza altissima per i disturbi ossessivi compulsivi, per i disordini alimentari, fino ad aver elaborato ormai più di 40 protocolli differenti che hanno trovato la loro validazione proprio nella prassi empirica. In questo momento solo qui al centro di terapia strategica i casi trattati superano i 30.000, di cui ne abbiamo più di 15.000 completamente videoregistrati, compresi i follow-up fatti a distanza di tempo per dimostrare che la terapia breve, se è fatta bene, se è portata avanti in tutte le sue fasi, non porta obbligatoriamente, come è l'accusa storica, ricadute o a spostamenti del sintomo. Quindi direi questa è l'evoluzione dagli esordi ai giorni nostri. Certo, una cosa che dobbiamo dire con un pochettino anche di soddisfazione, se non orgoglio, è che proprio grazie al lavoro che si è fatto qui al Centro di Terapia Strategica, questo approccio è diventato uno degli approcci più ricercati in tutto il mondo. Noi abbiamo oltre 20 sedi di ricerca, di didattica, di clinica sparse in tutti i continenti che lavorano proprio nella diffusione, nella formazione, nella ricerca per far evolvere sempre di più l'approccio. E anche in Italia, fino agli anni 90, nessuno conosceva la terapia breve strategica. Il libro L'arte del cambiamento, scritto a quattro mani con Paul, è stato il manifesto di questa cosa e poi tutti gli altri hanno diffuso a tal punto da, riprendo la battuta del mio amico Piero Petrini, dice adesso vai in libreria e trovi Freud, Jung e Nardone. Quindi le terapie brevi in generale, le terapie brevi strategiche, in questo momento finalmente sono ben note al largo pubblico.